manca ancora questa vittoria di nascita per parlare il tabù, però penso che la squadra, quello che ha espresso in campo, fa ben sperare per il futuro. Ero molto preoccupato prima di questa partita perché per cercare di mettermi 11 a insieme, insomma, perché siamo stati massacrati un po' dall'influenza, quindi alcune persone sono arrivate pure ieri, qualcuno è arrivato ieri come di Girolamo, si è riammalato un'altra volta, quindi eravamo molto preoccupati. Niente, sono contento della prestazione, mi dispiace un po' per l'arbitraggio, sicuramente. E da un po' di settimane che sicuramente non ci sono noi, non favorevoli, quindi sono... chiediamo il giusto. A proposito dell'arbitraggio, il suo collega ha parlato di espulsione giusta di Ceminari, ha parlato di situazioni emozionali nelle quali certi giocatori dovrebbero più tenersi nel non mettere poi dopo l'espulsione in difficoltà la sua squadra. Che ne pensa di questo giudizio, soprattutto dell'arbitraggio che secondo Inconciati è stato giusto e se è stato ineco è stato ineco da entrambe le parti? Prima non è proprio così, però se due domeniche che gioco contro squadre che alla fine hanno fatto un investimento che vogliono vincere, ma altri mezzi non è una cosa tanto bella, quindi io faccio proprio una lezione generale, la faccio in maniera simile, faccio sicuramente oggi qualche espulsione ci poteva stare, palle da dietro, c'era solo i cartellini, stavano solo da una parte, questo non è che mi sembrava così tanto ok. Stai analizzando un po' il film della gara, nei primi 18 minuti l'avversario romano non ha per niente subito l'avversario, anzi ha creato tre occasioni se non da gol, comunque importanti, con Perna dopo l'espulsione c'è stata ovviamente un cambio di tendenza, però ciò che ha subito è l'attenzione tattica e soprattutto il saper stare in campo di questa squadra che anche in 11 contro 10 ha subito il giusto, il quanto ovviamente con un uomo in meno era costretta a subire. Ma guarda, sotto questo aspetto ti posso dire che è un gruppo molto molto compatto, utile, che si sta sentendo in gara al momento del futuro. Oggi credo che l'abbiamo dimostrato sotto questa aspetto. Sono contento perché comunque sia chi chiamo a giocare si fa trovare il gruppo, questo è un vero punto. Io credo che se continuiamo così sotto questo aspetto, non avendo timore di nessuno, cercando sempre di concludere la partita, alla lunga non è che ci può girare sempre male, prima o poi. Adesso in questo momento quello che mi interessa è recuperare tutti i giocatori e potervi fare allenare, è la cosa più importante, perché è normale che quando passi una settimana come questa. L'ultima per me. Nella ripresa comunque è sceso con un 4-3-2 lasciando Sarle per in attacco, dopo comunque ha cambiato mettendo sempre un 4-4-1 però con Cocaine e Chetti dall'altra parte. Ecco, è una crescita di personalità comunque quella di una squadra giovane che incontra una capolista che non è nuovo e meno, cerca comunque di non arretrarsi e quindi di subire l'arrambaggio avversario. Ecco, anche Sergio da questa, con le tue scelte hai... Il nostro modo di pensare deve essere sempre questo, quindi non deve cambiare ovviamente il nostro atteggiamento, dobbiamo giocarcela sempre, cercare di avere la giusta personalità, e avere questi ragazzi sotto questo aspetto possono crescere, e devono crescere perché hanno le potenzialità per poterlo fare. Dobbiamo solo dare continuità nel lavoro e quello che stiamo facendo. Sera, questa, faccio un po' il cattivo, questa defaianza oggi di Ceminari che è seguita anche quella di mercoledì, dove insomma si è reso protagonista, diciamo, di due episodi negativi. Dipende da qualcosa che non va nel giocatore, no? Sono, è un momento negativo. Ceminari ieri sera aveva 38 anni, naturale che nessuna defaianza. Io credo che l'espulsione non c'è, perché un arbitro non può in due minuti, secondo me era più l'espulsione quella di Zuffi, se la vogliamo dire questa, sì. Secondo me quella di Zuffi, secondo me come regolamento era, non ho capito, forse ha compensato un po' le cose, alla fine a quel momento c'è un'area che stava facendo un po'.
Cocciati ha sottolineato l'organizzazione di gioco di questa squadra, in effetti insomma sembra aver trovato questo nuovo modulo e quindi con i giocatori che di volta in volta si innestano in questo modulo, insomma, guarda, un equilibrio direi notevole. Secondo me è un buon equilibrio. L'unica cosa che mi dispiace è che ogni volta che trovi l'equilibrio succede qualcosa di strano. Marini è ottimo come esterno difensivo e come centrale, giocatore importantissimo. Sembra. Nicola può fare un po' tutti i ruoli, non a caso è arrivata grossa in me, credo che bisogna avere solo un po' più di fiducia in lui. Buonasera, Luca. Gioca per te? Ho visto sicuro. Per te? No, ho fatto bene. Ho visto sicuro. Ho fatto tranquillità in un momento secondo me non facile. Siamo contenti. Ho detto come lui, come lui. Chi è chiamato a... Un applauso vivo. Giovane, debutto. Ma questo va bene, è una società che guadagna i soldi, capito? Il presidente è contento, ma ne mette i giovani. L'ho visto sicuro, nonostante la terra. Visto come si è messa la partita, credo che il pareggio sia tutto. Avevo capito l'inverso. Non è vero. Avevo capito che avesse detto visto in sicuro. Che fa bene un po' a tutti le scuole. Se loro vincevano credo che avessero loro. Però i tre punti la resta, cioè, la partita con il meno, in due maniere stata aggressiva, con tre punti si portava a casa. Ma adesso la cosa importante che abbiamo fatto, quello che mi è dispiaciuto domenica scorsa, perché domenica scorsa abbiamo fatto una grossa partita, abbiamo costruito tantissimo e non abbiamo finito. E alla fine abbiamo perso. Comunque questa è una squadra giovane, il risultato positivo aiuta. E soprattutto in questa settimana, abbiamo passato una settimana bruttissima per l'aspetto dell'influenza naturale. Credo che questa squadra quando avrà tutti a disposizione e si potranno tutti allenare sicuramente può fare meglio. Posso? Si devo fare una domanda? Come?